Buonasera, siete collegati con la redazione di Pianeta Oggi TV per un aggiornamento delle notizie. Dunque, è stato fermato dalla polizia stradale dopo un inseguimento l'automobilista che è stato visto circolare in contromano sull'autostrada A4 nei pressi del casello vicentino di Grisignano. L'uomo, un padovano di 55 anni, aveva un tasso alcolico, pensate, ben 6 volte superiore al limite consentito. È stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente e sequestrata l'auto. Gli agenti erano fermi per controlli al casello di Grisignano quando hanno visto una Fiat Punto fare una manovra di inversione di marcia, imboccare la corsia opposta in contromano. Il conducente aveva infatti fatto improvvisamente una manovra di inversione di marcia, infilandosi contromano nella corsia opposta. La pattuglia ha così azionato i lampeggianti e sirena, inseguendo la Punto che era già arrivata all'interno del sottopasso della statale 11, e con un po' di difficoltà i poliziotti della stradale sono riusciti ad intimare l'alt al 55enne, mettendolo in una zona di sicurezza. È tutto per questo aggiornamento delle notizie. Linea ora che ritorna alla regia centrale di Radio Saiuz. Ben ritrovati cari amici, eccoci qui con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. La Spezia deserta tra lockdown e paura del contagio. Dicono qui positivi 10 volte più alti, c'è chi ha grosse responsabilità. C'è un reportage, insomma, per un video reportage appunto a vigilia del voto. Scuole chiuse in tutta la provincia almeno fino al 24 settembre. Numeri di persone positive al tampone che continua a crescere da 2 settimane a un ritmo 10 volte più alto del resto d'Italia. Strade semivuote. La crescita esponenziale dei casi di Covid-19 alla Spezia sta creando una specie di nuovo lockdown. Una situazione che inevitabilmente alla vigilia del voto in Liguria diventa anche battaglia politica tra visioni opposte di sanità e prevenzione. Per ora, a fronte del numero di positivi più alto di quello registrato nel picco epidemico di marzo, si osserva un numero di ricoveri inferiore, ma la situazione resta allarmante. Riparte la Serie A, ma quanti ostacoli da superare tra stadi forse chiusi, calendario, obbligo tamponi e l'ipotesi play-off? Il campionato si ritrova ad affrontare gli stessi rischi del finale nella passata stagione con il coronavirus nel pieno della sua seconda ondata. Ma questa volta uno stop sarebbe un problema ancora maggiore. In estate ci sono gli europei, così a calciatori e società sarà chiesto uno sforzo extra. Morta Ruth Bader Ginsburg, addio alla giudice liberal decana della Corte Suprema, si era battuta contro le discriminazioni sessuali. Negli ultimi 2 anni aveva superato operazioni per cancro ai polmoni e radiazioni per il tumore al pancreas. Aveva ripetutamente giurato che sarebbe rimasta al suo posto, fin tanto che la salute glielo avesse permesso. Ma alla serie di disavventure mediche avevano creato preoccupazione nel Partito Democratico e sollevato in generale dubbi sull'opportunità di avere giudici a quel livello di potere con un mandato a vita. Carenza di docenti alla ripartenza, una malattia cronica. L'avvio degli ultimi 5 anni scolastici non è stato diverso da questo. La supplentite è una costante a inizio anno scolastico. È una buona notizia, ma non è nemmeno un allarme inedito, come alcune cronache di questi giorni volevano far sembrare. Insomma, c'è una cronologia degli ultimi anni basata sulle cronache di settembre con numeri di ministero e sindacati e la trovate sul fattoquotidiano.it. Genova, l'Aven sia area marina protetta. L'appello della guida subacquea per salvare il relitto più grande del Mediterraneo. La proposta del cacciatore di relitti Andrea Bada tutelerebbe l'ecosistema marino e i sub, ma non solo, porterebbe benefici al turismo. C'è appunto il racconto sulla nave affondata nel 1991. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.